L'Abruzzo, ed è proprio lì che andiamo quest'oggi, grazie al nostro amico Marcello al telefono con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Allora, nello specifico oggi parliamo di un parco nazionale tra i più belli in Italia, il Parco della Maiella, giusto? Il Parco Nazionale della Maiella. Sì, esattamente, sì. Perché tu nello specifico, Marcello, ti occupi di promuovere questo territorio attraverso Maiellando. Ci spieghi un attimino che cos'è questa attività vostra? Sì, allora, Maiellando in realtà è una rete di imprese. E okay. Quindi, diciamo, diversi soggetti si sono messi insieme per promuovere il territorio e tutte le attività che si possono svolgere sul territorio. Noi ci occupiamo di promozione delle varie attività che vanno dai semplici trekking all'arrampicata, al cavallo, canoa, parapendio, insomma tutte le varie attività che si possono svolgere all'interno di un parco nazionale. Certo, certo. Qual è la tua preferita? Io preferisco le passeggiate non in alta quota. Ah, ok. Una cosa molto rilassata, diciamo. Non sei esatto. Molto avventuroso. No, sono abbastanza avventuroso, ma non amo l'alta quota. Non per una questione di avventura, più che altro perché mi piacciono i boschi, mi piacciono più gli ambienti chiusi. Ok. Qual è la tipologia di gente che viene per la maggiore lì al parco? Ma essendo varia la nostra proposta, diciamo che abbiamo di tutto. Insomma, arrivano persone che vogliono fare le ferrate, quindi la cima delle montagne, come la famiglia, o facciamo tantissime attività per la famiglia e per i bambini, quindi diciamo okay. Che abbiamo un pubblico abbastanza variegato. E più che altro, cioè, luoghi di provenienza più o meno del centro Italia, e insomma poi magari qualcuno arriva anche dall'estero, però principalmente il centro Italia. Certo. Quanto si estende il Parco Nazionale della Maiella? È gigante, no? È molto grande, se non sbaglio. Sì, adesso sinceramente non mi ricordo esattamente, però insomma ci sono tanti sentieri, tante possibilità. Si cammina una volta che si entra. Sì, c'è tanto tanto da fare. Io personalmente mi occupo di marketing, per questo magari non so darti delle risposte tecniche sono curiosità, ecco. Certo. Certo. Ma invece per quanto riguarda il cibo, che cosa si può trovare lì da voi? Ma ci sono anche qui anche c'è tante possibilità, insomma, ci sono dei prodotti tipici che un po' accomunano tutto il parco, ma più che altro anche tutto l'Abruzzo, che sono i famosi arrosticini, non so se l'avete mai assaggiato. Che meraviglia, certo, certo, sì. E, oppure comunque poi ogni paese ha la sua particolarità, dalle pallotte cacio e ovo, insomma, diverse tipologie di cucina che si differenziano molto da paese a paese. Senti, ma in confidenza, Marcello, ma qual è il numero massimo di arrosticini che uno si può mangiare per non sentirsi in colpa? Perché l'arrosticino è una cosa che io mi mangerei come i popcorn, guarda, quindi... Sì, insomma, potrei raccontarti di amici che ne hanno mangiate svariate decine, però insomma, all'incirca una persona che mangia regolarmente ne può mangiare 10-15. Ok, va bene. Dopodiché la prova costume di quest'estate inizia un attimo a scricchiolare. Esattamente, sì. Vabbè, ma poi siamo in montagna, che ci importa del mare. Esatto, bravo. E infatti volevo dirti, a proposito, c'è un grande ritorno alla montagna anziché il mare. E se tu vedi più turismo d'estate o d'inverno? Guarda, noi siamo partiti nel 2013 e trascorrevamo l'inverno a programmare l'estate. Ok. Adesso diciamo che il turismo invernale è quasi superiore a quello estivo. Ah. Per quanto riguarda le nostre attività, sì, perché grazie anche all'incremento della partecipazione alle ciaspolate. Certo. Abbiamo fatto veramente dei numeri considerevoli nei weekend, e poi noi qui sulla Maiella abbiamo la particolarità che camminiamo sulla neve e vediamo il mare. Ah, quindi, che bello. E quindi c'è un panorama meraviglioso e
giustamente. Arrivano anche qui da un po' da tutte le regioni per partecipare a queste cose che sono abbastanza caratteristiche. Il turismo dall'estero invece ce n'è? Turismo dall'estero c'è, vengono più in gruppi, insomma, organizzati, e quindi arrivano che hanno già le idee chiare su quello che vogliono vedere, perché come ben sai, insomma, le persone che arrivano dall'estero si organizzano, studiano, insomma, sì, non vengono assolutamente impreparati. Ascolta, però c'è. E se allora, se uno dovesse invece venire lì per la prima volta, come consiglieresti di organizzarsi? Appunto, estate, inverno, come prima volta, ecco, quindi anche l'attività da fare per poter approcciare ai vostri sentieri, ai vostri paesaggi. Allora, il consiglio che diamo è sempre quello di affidarsi a una guida, non tanto perché ci sono percorsi difficoltosi, ma semplicemente perché la guida, soprattutto se è del posto, riesce ad introdurti il territorio in una maniera, insomma, diversa dal viverla in autonomia. Per quanto riguarda la stagionalità, considera che in questo periodo noi stiamo ancora sciando. Ah, ammazza. Perché c'è ancora tanta neve su. Pensate. E quindi, insomma, potrebbe essere interessante trascorrere la Pasqua sulla Maiella, magari sciando, e poi il pomeriggio si va a mangiare sul mare. Che bello, 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 è vero. C'è un qualcosa che facciamo, cioè diciamo la nostra tradizione, quella della Pasquetta, da trascorrere la mattina sulla neve e poi il pomeriggio al mare. Beh, ma è un contrasto stupendo. Sì, molto bello. Bello, bello davvero. Marcello, grazie, io direi che abbiamo detto tutto. Ricordiamo che avete anche un sito che è maiellando.it. Sì, Maiellando con la J, esatto. Maiellando.it, e su Facebook, la pagina Facebook Maiellando. Va bene, grazie Marcello, ti veniamo a trovare al Parco Nazionale della Maiella, sicuramente molto volentieri. Grazie mille. Grazie a voi, vi aspettiamo. Alla prossima, ciao ciao ciao. Ciao ciao.